passato gli ultimi 40 anni a fotografare il pianeta per cercare di comprendere il mondo in cui viviamo. Mentre l'umanità progredisce, ho la sensazione di vivere in un mondo a due velocità. Vittima della disparità, straziato dalla guerra. Non sembriamo ancora in grado di convivere pacificamente. Oggi, in modo innocente, come farebbe un bambino, voglio porvi una domanda. Perché? Perché di generazione in generazione ripetiamo sempre gli stessi errori? Non ho cercato la risposta nei numeri e nelle statistiche, ma tra gli esseri umani. Ho fotografato il pianeta per tanti anni e oggi trovo nei volti, nelle espressioni, nelle parole delle persone un modo unico di scavare nell'anima del genere umano. Un proverbio dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima, e io ci credo, perché non c'è nulla di più intenso di qualcuno che ti guarda dritto negli occhi e ti apre il suo cuore. Ogni incontro ci insegna qualcosa, ogni storia è unica. Immergendomi nelle vite degli altri, volevo capire. Desideriamo tutti l'amore, la libertà, la gratitudine. In un mondo diviso tra modernità e tradizione, i nostri bisogni primari sono gli stessi in ogni parte del mondo. E soprattutto, come è fatto un essere umano oggi? Qual è il senso della sua vita? Siamo tutti diversi? O condividiamo più valori di quanti crediamo? E allora perché è sempre così difficile capirsi? E stavo trasferendomi da una brigata a un'altra, perché come era il mio lavoro, diciamo che dovevo andare a sentire le necessità, eccetera. E in mezzo a un bosco, in un sentiero, tutta una volta mi trovo di fronte un altro, un tedesco, giovane come me, dall'aspetto anche di più. Tutto bardato anche lui, come ero io, mitre, bombe a mano, pugnale, pistola, eccetera. Siamo rimasti di pietra tutti e due. Nessuno si muoveva. Io pensavo, senz'altro lo stesso pensava lui, ma sarà più svelto io o sarà più svelto lui? E poi abbiamo continuato ancora, mi sembra tanto tempo, magari c'era stato al massimo un minuto, no, non di più. Poi ho provato a sorridere un po' con la bocca. E lui, anche lui. Allora ho fatto un pochettino, dalla mia destra. Lui fa lo stesso che faccio io, poi ne faccio un altro, ci siamo passati a distanza di un metro e mezzo, poco più, no? Tutti e due sorridenti finché, ma ci siamo sempre guardati, finché lui ha girato e io ho girato anch'io, perché la strada non era dritta, no? Girava anche. Guardi, è stata una bellezza, perché non avevamo voglia di ammazzarci, volevamo vivere ancora la nostra giovinezza. Finalmente la Germania sembra vacillare di fronte all'avanzata inesorabile degli alleati. Sul fronte occidentale, il 6 giugno 1944, gli americani sbarcano in Normandia, mentre a est, il 22 giugno, l'Armata Rossa lancia una nuova offensiva generale. I sogni di liberazione della resistenza sembrano potersi finalmente realizzare. Ma bisogna ancora combattere per scacciare gli invasori. Così, nonostante le poche risorse a disposizione, la resistenza ingaggia combattimenti e assiste le truppe regolari nella preparazione delle operazioni o sabotando gli obiettivi assegnati. A volte si lancia all'attacco da sola per cercare di anticipare il cammino degli alleati. Dietro queste azioni si cela un gioco di potere per il riconoscimento di un ruolo politico nel futuro scacchiere libero dal nazismo. Tutti desiderano per questo nuovo mondo, nato dal loro sacrificio, un nuovo e duraturo ordine sociale. We'll be right back.
هاي الشغل الوحيد ما بتزبط. أنا ما في شيء بسط لي. ما بس هو حتى موضوع إنه يسكر واحد عيونه دائما صرنا ما نحبه. هسا نومي قليل. أنا بس سكرت عيوني بصير تيجيني شغلات أو بتذكر أو أحلام أو كذا وكلها مأساوية. فشغلة تسكيرة العين صارت عندي أو عند أي شخص يمكن شغلة بتخوف. صرنا نحب نظن فايقين وسهرانين أو نطلع هيك ولا إنه نسكر عيننا ونتذكر شو صار معنا. بعين الله. La testimonianza di Kosai, un ex insegnante divenuto soldato, ha scosso tutti i miei pregiudizi. La guerra tormenta le sue notti, eppure è pronto ad uccidere. E uccide. Durante questo incontro ho avuto l'impressione di entrare in contatto con la dualità e la complessità del genere umano. La duplicità che spesso si concretizza in conflitti brutali che distruggono le persone. In questo momento la gente continua ad uccidersi in 45 paesi. Viviamo in un mondo in cui una persona viene uccisa da una pallottola ogni due minuti. La guerra, nessuno, preso individualmente, ha detto di volerla. Eppure, continuano ad esserci conflitti. In quei giorni di festeggiamenti, negli stati del nord-ovest dell'Europa, la maggioranza dell'opinione pubblica sembra essere dalla parte della resistenza. Eppure, queste forze eterogenee non riusciranno a influire realmente nei processi di ricostruzione dei vari paesi. Le istituzioni riguadagneranno infatti naturalmente le loro posizioni nelle nuove democrazie. Ne sono un esempio Norvegia, Danimarca, Belgio e Olanda. Tuttavia, per i combattenti della resistenza di tutta l'Europa rimane un'ultima spinosa questione. Cosa fare con i loro concittadini che hanno collaborato con i nazisti? Avevamo perso un uomo, Olaf Riese. Era stato lui ad accogliermi appena atterrato col paracadute. È morto sotto tortura. Ogni volta che gli veniva chiesto di Ole, il mio nome sotto copertura all'epoca, lui diceva: no, non lo conosco. E così, alla fine lo hanno ucciso. Conoscere questa storia mi ha segnato. Pensavo solo alla vendetta. Covavo un odio feroce verso i norvegesi che avevano permesso i rastrellamenti e gli arresti. Sono tornato alla caserma. I prigionieri si sono alzati. C'era l'angoscia nei loro occhi e sui loro volti. Era tutta gente che aveva collaborato con i tedeschi e aiutato la Gestapo. Alla fine sono arrivato davanti a quest'uomo. L'ho riconosciuto. L'ho guardato dritto negli occhi e non dimenticherò mai la sua espressione. Ciò che vidi fu disperazione e terrore. Aveva perso ogni dignità, ha urlato, si è messo a piangere. Urlava: sono innocente. Lo guardavo e non riuscivo a odiarlo. Avevo programmato di ucciderlo freddamente, ma vedendo la sua faccia non trovavo il coraggio di farlo. Ho voltato le spalle a quell'uomo e con lui alla guerra e me ne sono andato. Almeno la sai usare quella pistola. Come fai a sapere che ho una pistola? Perché lo so. So fin troppo bene che le guerre non finiscono mai. Uno. Delimitazione. Hitler aveva uno studio privato, 200 metri quadrati, ma diceva sempre al suo architetto che era troppo piccolo. Goering si fece fare una casa uguale a quella di Hitler. Himmler avrebbe voluto una casa uguale a quella di Goering.
Bormann avrebbe voluto una casa uguale a quella di Himmler, qualora Himmler fosse riuscito ad averla uguale a quella di Göring. Ognuno di loro imitava ognuno di loro. Ognuno di loro, a parte gli ebrei, loro non imitavano nessuno. Due, dell'umiliazione. Se vuoi sopravvivere, devi conoscere molto bene colui che ti vuole uccidere a tutti i costi. Io sono sopravvissuto. Tuo padre ha cercato di uccidermi per anni, a causa del seguente episodio. Nell'inverno del 43 si faceva l'appello nel campo. Lui fece qualcosa di sbagliato. Ah, non ricordo bene che cosa, ma comunque minacciai di farlo sbranare dal pastore tedesco. Il cane gli ringhiò contro e lui, per la paura, si pisciò nelle mutande. E io mi misi a ridere sonoramente. Questo è il fatto. Questa era l'umiliazione. Rispetto ai tanti orrori di Auschwitz, una piccola cosa. Ma tuo padre non l'ha mai dimenticata. Tuo padre mi scriveva lettere. Mi scriveva parole tra le più atroci. Parole tra le più splendide. Lettere che mia moglie, con mille accortezze, inoltrava a me. A proposito, poi, si è tornato in mente a mia moglie, ma non perché eri uno dei suoi studenti. Ho odiato tuo padre, perché la sua ossessione per me mi ha reso la vita impossibile. Ma devo ammettere che mi ha completamente conquistato. L'inesorabile bellezza della vendetta. Un'intera vita dedicata a vendicare un'umiliazione. Questa si chiama perseveranza, si chiama grandezza. Tre, del furto. La piccola bicicletta, il bacio furtivo nel retro del giardino a 13 anni, le nuvole nere, le brezze del tuono che si avvicina, il ticchettio della pendola, gli abbracci stretti della madre, le carezze cortesi del padre, il dito che si muove scrivendo sul vetro appannato, l'angolo vicino alla finestra, la coperta calda quando si ha la febbre, il cielo terso del nord dell'Europa. A tutti, senza alcuna distinzione, è stata rubata la propria giovinezza. A tutti, senza alcuna distinzione, è stata rubata la spensieratezza. Dall'altro lato del filo spinato, anche noi guardavamo la neve. E Dio è come... Dio. Non importa, non riesco a ricordare altro. Mi ha sempre stupito che siano proprio le persone costrette a vivere nei quartieri peggiori, che frequentano le scuole peggiori e che hanno un peggior tenore di vita, a trovarsi regolarmente in prima fila quando c'è da difendere il sistema. Indossano la divisa permettendo a noi di fare altre cose. Sacrificano la loro vita per difendere la nostra libertà. È immenso quello che ci donano. E in cambio chiedono solamente che la loro incolumità non sia messa a repentaglio, a meno che non sia assolutamente indispensabile. Si fideranno ancora. George Orwell ha scritto: non si tratta di stabilire se la guerra sia legittima o se invece non lo sia. La vittoria non è possibile.
La guerra non è fatta per essere vinta. È fatta per non finire mai. Una società gerarchica è possibile solo se si basa su povertà e ignoranza. Questa nuova giustificazione della guerra attiene al passato, ma il passato non può essere che uno e uno soltanto. Di norma lo sforzo bellico persegue sempre lo scopo di tenere la società al limite della sopravvivenza. La guerra viene combattuta dalla classe dominante contro le classi subalterne e non ha per oggetto la vittoria, ma la conservazione dell'ordinamento sociale. Poco importa di questi sacrifici e del ruolo giocato dalla resistenza nei singoli paesi a chi intanto sta concludendo accordi strategici per spartirsi l'Europa. Infatti, se Churchill e Roosevelt lasciarono la Polonia sotto l'influenza sovietica nell'ottobre del 44, con un accordo informale, Stalin in cambio concede la Grecia a Churchill. In Grecia i comunisti dell'EAM, il Fronte di Liberazione Nazionale, con la loro armata, sono in vantaggio sull'asse, hanno liberato intere regioni e riorganizzato l'amministrazione. Col passare del tempo andava avvicinandosi il momento della liberazione. Venne creato un governo locale alla cui base c'era quello che veniva chiamato PEA, vale a dire il Consiglio Nazionale delle Regioni Liberate e dei Centri Autonomi. Ovunque ci fosse un villaggio o una città libera, c'era questo tipo di consiglio. E fu la prima volta nella storia greca, che le donne parteciparono al voto. Le donne votarono e avanzarono anche proposte. Devo dire che in queste regioni libere c'era un'organizzazione esemplare e noi sognavamo che tutto il paese potesse essere organizzato così. Applicammo questo modello nella Grecia libera. Non qui ad Atene, ma tra le montagne, nelle pianure, ad esempio a Cardizia. Cardizia si trova in una pianura. Avevamo realizzato un governo che era realmente socialista. All'epoca il Partito Comunista Greco era andato oltre, aveva guardato più lontano. Che cosa intendo dire con questo? Ha dato il potere alla gente. Ma per Churchill, perdere il controllo della Grecia significava perdere il controllo del Mediterraneo. Era dunque fuori questione permettere a un governo di tendenza comunista di instaurarsi. Doveva tornare il re. Penso che ci fossero veramente poche persone in Grecia che volessero il ritorno del re. Il suo nome veniva associato alla dittatura di Metaxas e quindi era molto impopolare. Veramente in pochi volevano il suo ritorno. Il Regno Unito aveva infatti due operazioni attive in Grecia, una gestita dalla SOE, ovvero l'esecutivo per le operazioni speciali, attivo dal 1940 con le sue azioni di guerriglia e sabotaggio, e l'altra dal Ministero degli Esteri, che appunto sosteneva il re e si doveva assicurare che ritornasse sul trono dopo la liberazione. Il 12 ottobre 1944 i tedeschi lasciano Atene. Due giorni più tardi le truppe inglesi sbarcano nella capitale e gli ateniesi, comunisti compresi, li accolgono come liberatori. Con il passare dei giorni le intenzioni inglesi vengono allo scoperto. Churchill vuole disarmare la resistenza dell'EAM e per assicurare il ritorno della monarchia è pronto a usare la forza. A dicembre, una manifestazione repressa dà fuoco alle polveri.
scoppiano i combattimenti tra i partigiani dell'EAM e le truppe britanniche. Nonostante la guerra contro Hitler non sia ancora terminata, Churchill invia dei rinforzi ad Atene per soffocare la rivolta. Per tutta la durata della battaglia di Atene c'erano aerei inglesi che volavano bassissimi e non sappiamo cosa lanciassero. Certo, non erano proiettili. Probabilmente erano delle granate che distruggevano tutto quello che toccavano. Gli obiettivi comuni a tutte le organizzazioni della resistenza, davvero a tutte, erano la liberazione del paese, l'indipendenza, la democrazia e la giustizia sociale. Nessuno può dire il contrario. Anche un'organizzazione che non apparteneva certo alla sinistra, il Centro del Lavoro di Atene, l'ECA, aveva nel suo motto liberazione nazionale e sociale. Liberazione nazionale e sociale. Il primo venne raggiunto. Infatti abbiamo liberato la Grecia. Se gli inglesi ritengono di aver liberato una parte del paese, va bene. Ma lo venissero a dire e gli conferirò una medaglia. Ma non fu così. Loro sono arrivati dopo. Siamo stati accusati di voler prendere il potere, ma noi avevamo già il potere nelle nostre mani. Noi avevamo il potere e noi lo abbiamo ceduto. E quello è stato il nostro errore. Nel gennaio del 1945, preso atto di essere stata abbandonata da Stalin, la resistenza si decise a firmare l'accordo di Varkiza. In cambio della promessa di libere elezioni, i partigiani depongono le armi. Come in Polonia, anche se dall'altro versante dello schieramento politico, la resistenza che si era battuta allo stremo contro le forze di occupazione vide alcuni dei suoi combattenti imprigionati. Quando restituì le mie armi, piansi. Fu una terribile ingiustizia. Subito dopo la vittoria ci siamo ritrovati nuovamente perseguitati. Ma altri, rifiutando il diktat inglese, continuarono la resistenza. Nel 1946 scoppierà la guerra civile. Jack Folla, il DJ minavagante per il mondo, vuole schiccherarti il cervello che la TV ti ha addomesticato. Parlo a te in poltrona che mi guardi, piccolo principe dell'indifferenza. A te che sei tutti gli amici che non ho avuto in galera, tutto l'amore che non avrei osato chiedere prima. Non lo voglio per me, quell'amore. Lo voglio per loro, per le vittime delle mine antibambino. Mi piace chiamarle così, anche se è probabilissimo che salti per aria anche un contadino di mezza età che cerca di ricoltivare i campi in tempo di pace. Jack, ma a noi che ci frega della guerra e della pace? Le bombe intorno a Roma, Milano, Catania, Bologna, Genova risalgono alle guerre mondiali. No, fratelli cinici d'Italia. Il nostro paese è uno dei principali produttori di mine antibambino, quelle che uccidono nel silenzio, senza avvertire. 110 milioni di scherzi mortali sotterrati in 64 paesi. Scherzi a parte mortali e senza columbro o l'avventura. Uccidono o feriscono senza applausi registrati 30.000 persone all'anno. Vittime preferite? I bambini. Ogni mina può rimanere attiva per più di 50 anni. Basta sfiorarle col piede. O inciampare su un filo collegato a quelle a picchetto, a rimbalzo, o direzionali, appesi agli alberi come stelle filanti assassine. Che carnevale, vero? I bambini dell'Angola possono andare a scuola lungo un sentiero solo, altrimenti li attende una mina al varco, una per ciascuno. È democratica la mortalità infantile nel terzo mondo. Altro che Cappuccetto e il lupo. In Cambogia sono più fortunati.
una mina ogni due bambini. Brothers in Arms, fratelli sminatori di belle speranze. Dovreste essere in prima fila per finanziare lo sminamento. Ogni mina costa $7 che finiscono nelle tasche degli italiani che le producono. Ma ce ne vogliono $1,000 per eliminarne una sola. C'è un'organizzazione umanitaria internazionale per l'emergenza. È la Intersos. Ha un'email: intersos@tin.it. Informatevi almeno. È il minimo che potete fare. Limitarsi a guardare Alcatraz non li salverà. Mentre il mondo sembra lentamente uscire dal caos, Berlino, coperta di macerie, è occupata dai quattro vincitori. E la Germania in generale sembra essere in una situazione critica. Che bilancio fare dunque delle azioni della resistenza? Probabilmente da un punto di vista strettamente militare, gli alleati avrebbero potuto vincere la guerra senza l'aiuto della resistenza. Tuttavia la differenza sarebbe stata considerevole per la popolazione civile, che venne protetta da questi eroi che combattevano nell'ombra. In confronto all'invasore, la resistenza incarnava una ribellione legittima, sinonimo di libertà. E non c'è nazione occupata da Hitler o dai suoi alleati che non abbia avuto la sua resistenza. Sebbene avessero idee politiche diverse e si siano trovati a fronteggiare tipologie di occupazione differenti, c'è una corrispondenza sorprendente dei sentieri e delle azioni intraprese da questi combattenti. Ovunque la stessa genesi, lo stesso sviluppo, gli stessi processi, la stessa speranza di un mondo migliore. Esattamente all'opposto del nazismo, che sognava di unificare l'Europa sotto la sua dittatura, questa comunità eterogenea si batteva per il sogno di un'Europa libera. Per questo, nonostante il passare degli anni, l'impegno dei combattenti della resistenza ha ancora un profondo significato simbolico. La guerra mise tutto in secondo piano: individualità, sogni, speranze, progetti. Com'è andata avanti la loro vita? Cosa rimane delle loro aspirazioni? Sono una donna felice. Ero molto innamorata di un uomo che mi amava. Entrambi avevamo bisogno di quell'amore, specialmente dopo la guerra, dopo tutte quelle frustrazioni, quei traumi. Ho avuto la fortuna di poter provare una grande felicità, a differenza di altri nella resistenza. Sapevo disegnare, dipingere, scolpire e scrivevo. Tutte cose che aiutano ad evitare un crollo psicologico. Così ho evitato il ricovero psichiatrico. Sono stata io il mio psicologo. La rabbia ti si attacca alla pelle. Questa rabbia è la stessa che provavo un tempo. È sempre con me e la metto nelle mie creazioni. Non sono mai riuscita a liberarmi di questi traumi. Lo devo ammettere. La notte piango ancora, ma il giorno posso ridere con i miei amici. Provate a immaginare questa cosa. Se le persone giustiziate si svegliassero e mi chiedessero: Manolis, siamo finalmente liberi? Io risponderei di sì, che la Grecia è libera. Ma se mi chiedessero: Manolis, abbiamo raggiunto l'indipendenza nazionale? Allora dovrei rispondere di no, perché la Grecia fa parte della NATO, perché ci sono basi militari straniere in Grecia e sono altri a decidere dove vanno a combattere i soldati greci. Quindi no, non siamo indipendenti. E se mi chiedessero qualcosa sulla democrazia, direi loro che stiamo sperimentando la migliore democrazia tra tutte quelle che la Grecia ha vissuto dal 1828, ma sicuramente peggiore di quella che avevamo immaginato. E se infine mi chiedessero se abbiamo raggiunto la giustizia sociale, risponderò loro che stiamo ancora combattendo per le 48 ore. Come abbiamo sperato che poi il mondo, diciamo l'Italia, fosse completamente diversa, non è cambiata come speravamo. Ma dovessi dirlo adesso, non ricordo cosa speravamo. No, vabbè, quello che poi si è ottenuto, d'accordo, la libertà, tutto questo, ma avevamo dei sogni enormi, che però non riesco a ricordare. Caro
voy a conocer el valor del héroïsme. El sol sobre las ramblas hoy ya no es el mismo. En France il y a un concert, les gens s'amusent beaucoup. Quelqu'un chante à voix haute, quelqu'un crie à mon autre. In London always rains, but today it isn't bad. Even at a funeral, there's no exemption to be had. Ніця дагыть емес, кызыл туске боянды. Осы кайхы бүкіл әлемді біріктірді. Dieser riesige Körper, der Erde jeden an. Es verletzt in seine Garnen von Asien nach Britannien. Galaxien, ich mich sehr karuksissa avaruudesta rakentaa on olla tilaa lokselle. Братья без сестер и дети без отцов. Семью свою найду приду за пайны гробов. Чему гадкина сури, но и намуту азия насо. Тейдин мурле мискит, де поле минут ватну нискит. Se on huenu missä pedaan, sille kriike yle rafa. Je ne m'avais rien fait, je m'avais rien eu. Parce que tout va tout là, tu me quieres sentir. Non è così che si sumbete non te dice. Perché c'è un moce di mamma non è presa. Rizni lisci dveri, budinok žiti sam. У кожному з нас віри палає і діти без родителей оставлені в приюті. Давайте остановимся в душі, всі ми люди. Артегет цуть мінто, з нами на рус мінто. На нам легет бомба пацифішту. Нук макені бараз джа, нук макені мараз джа. Кьош діта іме чо ваш дом, порти дюцка є, порти нєрсме. Та поле муле дейну нідакі, та поле завута нідакі. Se ste tarde tu ciudades la pique d'ansi. Le vostre inutili guerre. Somebody's skyscrapers will name you fall down. The walls of separation to keep the starving down. Ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Con sonrisa de una niña. Con sonrisa de una niña. Но я знаю, что как раньше уже не будет. Счастье улетело, как улетает мыльный пузырь.